Focus TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. In primo piano la questione vaccini, soprattutto la carenza delle dosi che sta interessando un po' tutta la regione. Intanto l'obiettivo principale che ha divulgato e illustrato anche lo stesso Presidente Zai è quella di concludere entro domenica la vaccinazione, almeno la prima dose per quanto riguarda ottantenni e over ottantenni, e sul piatto anche tutta la questione delle difficoltà che stanno incontrando soprattutto esercenti e categorie commerciali. Sentiamo. Che se non ci sono forze contrarie della natura, noi questa settimana chiudiamo gli over 80. Il Veneto, pur nella carenza di dosi, spinge l'acceleratore sulla vaccinazione degli over 80. Vicenza riuscirà a concludere la campagna il 15, dice il presidente Zaia, ma entro domenica tutti gli over 80 del Veneto riceveranno almeno la prima dose. Ad oggi, sugli oltre 358.000 ultra ottantenni, ne restano da vaccinare poco più di 56.000. Il 41% ha già ricevuto entrambe le dosi. La prossima settimana si passerà alla fascia d'età 70-79. In parallelo si continuerà con i pazienti fragili e i disabili. Rimane però una fascia di over 80 definiti irreperibili. C'è un target di un tot di popolazione che non risponde. Ad esempio, abbiamo un target che abbiamo capito perché non risponde, perché sono gli AIRE. C'è coloro che sono all'estero, ma sono nelle nostre anagrafi. Accade soprattutto nel bellunese, dove c'è un'elevata percentuale di residenti all'estero. Per gli altri si farà un'ulteriore chiamata d'accesso libero. D'ora in avanti, ai vaccinati con la prima dose verrà comunque consegnato un certificato con scritto tipo di vaccino e lotto ricevuto. E Zaia oggi è tornato anche sul tema delle riaperture, dopo aver incontrato una delegazione dell'APE di Padova che ha portato la tragedia del settore della ristorazione. Io penso che loro debbano essere aiutati a due livelli. Il primo, che è quello di riconoscere la devastazione finanziaria ed economica che hanno avuto. Dall'altro, noi dobbiamo puntare al tema delle riaperture con gradualità e con buon senso. Però, come vi dicevo anche ieri, è fondamentale che si pensi al fatto che noi adesso una fase di convivenza col virus la dobbiamo iniziare. L'assessorato alla salute, assieme alla prevenzione del Veneto, sta lavorando alle linee guida per le riaperture da presentare al governo. Io spero che il governo prenda atto e si esprima rispetto alla possibilità, si esprima attraverso il comitato tecnico scientifico, le realtà più autorevoli che ha, ma si esprima. Infine un appello anche ai sindaci del Veneto affinché aiutino queste categorie. Questa fase di transizione, qualche metro quadrato in più, qualche burocrazia in meno, eccetera. So che i sindaci sono sensibili, faccio appelli ai sindaci del Veneto di dare una mano a questi ristoratori. E abbiamo in collegamento da Vicenza, in collegamento Skype, Gabriella Basso. Gabriella, buongiorno. Parliamo di vaccini, ti trovo, immagino che tu sia nell'area della sede vaccinale di Vicenza. Com'è la situazione? Allora, siamo qui, appena conclusa la conferenza stampa dell'USL-8 Berica, fatto il punto della situazione, appunto sulla situazione vaccinale del territorio dell'USL-8 Berica. Ti interrompo un secondo, tra l'altro voglio ricordare che contemporaneamente in tutte le USL alle 11.30 si è svolta la conferenza stampa, quindi ecco, in tutte quante le USL è fatto un po' il punto della situazione. Prego Gabriella. Esatto, infatti come diceva nel servizio, effettivamente l'USL-8 Berica è quella un po' più avanti sulla vaccinazione degli ultra ottantenni. Tra l'altro adesso parte proprio in questi giorni il recupero di circa 2.000 ultra ottantenni che per un motivo o per un altro non si sono potuti vaccinare, chi magari non ha ricevuto la lettera di invito, piuttosto che stava male, aveva problemi, insomma, quindi sono stati tutti richiamati per fare questa vaccinazione, la prima dose che mancava. Per quanto riguarda la seconda dose, invece, di quelli già vaccinati ultra ottantenni della prima dose, che richiamo, il 2 maggio dovrebbe essere conclusa anche per loro. Nel frattempo ricordavano dall'USL-8 Berica che proprio anche per la carenza di vaccini che c'è stato tutto in questo periodo, si è continuato a vaccinare sempre utilizzando vari vaccini a seconda dell'età. Ricordiamo sempre che importante è la coorte, quindi contemporaneamente a Pfizer per quanto riguarda gli ultra ottantenni e sanitari anche privati, è partito AstraZeneca per gli ultra settantenni. E allo stesso tempo si sta lavorando anche con Moderna, ovviamente sempre per gli ultra settantenni.
Chiaramente la platea vaccinale è molto ampia, attualmente sono stati fatti ad oggi, proprio a pochi minuti fa, sono 122.367 le dosi vaccinali che sono state fatte sul territorio dell'USL Ottoberica, sono 88.709 i vicentini vaccinati, di cui 33.659 già con la seconda dose. E nella giornata solo di oggi verranno effettuati 3.323 vaccini. E chiaramente siamo un po' lontani da quello che era l'obiettivo dei 5.000 al giorno, ma come avete capito bene, la questione è proprio la carenza dei vaccini, che è in questo momento sono in arrivo delle dosi di Moderna, ma non si sa ancora quanto. Di sicuro arriveranno circa 4.100 dosi di AstraZeneca e 12.000 dosi Pfizer. Altra cosa importante è il test fatto delle vaccinazioni notturne, che si concluderà, diciamo, in questo test mercoledì, sono 240 le persone che vengono vaccinate ogni sera fino alle 23, ma il test, visto che ha funzionato bene, verrà riproposto due volte la settimana anche nei prossimi giorni, quindi il mercoledì e il venerdì. Obiettivo vaccinare praticamente 7 giorni su 7, compresa la sera, sabato, domenica ovviamente. Chiaramente ribadisco sempre vaccini permettendo. La questione anche che interessa, nel servizio che è nato in onda prima del tuo collegamento, abbiamo sentito parlare lo stesso governatore Zaia della questione riapertura. Riaperture per quanto riguarda ristoranti, attività commerciali, sì, esercizi commerciali, però c'è anche tutta la partita che interessa le scuole guida. C'è una vera e propria protesta e motorizzazione civile. Sì. Che sta succedendo a Vicenza? Allora, la questione delle scuole guida è dovuta al fatto che purtroppo la situazione è complicata. La motorizzazione civile aveva già dei problemi, lo sappiamo e più volte ne abbiamo parlato, di carenza di personale, della difficoltà già era emersa l'anno scorso con il lockdown di fissare quelli che sono gli esami dopo l'esame di teoria, fissare appunto quello di scuola guida. Beh, la cosa è peggiorata in maniera sensibile, perché nel solo mese solo questo mese sono stati fissati il 10% degli esami, il che significa che i neopatentati devono attendere almeno 6-8 se non 9 mesi addirittura per poter fare l'esame di scuola guida. Quindi questa sta diventando veramente una cosa che è diventata complicata anche per le stesse scuole guida, ovviamente. Certo. E quindi chiedono alla motorizzazione civile di fare qualcosa. È un problema non solo di Vicenza, acuito a Vicenza, ma un po' in tutto il Veneto, in tutta Italia. Tra l'altro la protesta consisterà fondamentalmente nel praticamente inondare di mail, PEC per l'esattezza, la prefettura e la motorizzazione civile centrale, perché possono essere inviate le documentazioni appunto per sostenere l'esame la domanda di fare l'esame di guida anche a questi enti. È un modo per sensibilizzarli, per fare qualcosa, per far sì che si venga in aiuto della motorizzazione civile di Vicenza e di quelle che sono appunto in difficoltà. Sì, anche perché è proprio una questione burocratica alla fine, alla base, e purtroppo è sempre una questione burocratica che va a frenare, limitare tantissime anche attività in questo periodo già difficile. Certo, assolutamente. Tra l'altro ieri abbiamo parlato anche con i vari baristi della città, c'è chi addirittura ha aperto proprio in questo momento difficile, e la speranza era di aprire il 20, ma purtroppo abbiamo capito che sarà molto più probabile l'apertura dopo il ponte del primo maggio, quindi la data più plausibile. Chiaramente sono esasperati, sono stanchi, c'è chi è veramente arrabbiato nel vero senso della parola, perché è sconfortato non avendo ancora addirittura tantissimi avuto nessun tipo di rimborso, di aiuto economico, insomma, a parte quelle che fanno i comuni magari sui plateatici piuttosto che nel ridurre l'IMU, la Tari, eccetera. Ma mancano i soldi per sopravvivere. Questa è una questione, merito dei comuni, dei vari sindaci, delle varie amministrazioni, se alcune tasse, certo, alcune tariffe vengono almeno per il momento sospese o eliminate del tutto in questo momento. Purtroppo però l'affitto, luce, gas e quant'altro, quelli restano, tra l'altro a entrate zero.
Esatto, infatti le spese continuano a correre perché comunque non è che puoi staccare la corrente o sospendere la corrente dell'attività perché hai comunque i frigoriferi da mantenere, certo. Perché tra queste, la cosa che dava molto fastidio particolarmente è questo continuo apri chiudi, cioè forse era meglio, dicono, chiudere un periodo e poi riaprire effettivamente, ma questo aprire e poi chiudere a distanza di breve tempo rende, a parte le perdite effettive, anche magari se qualcuno si era preparato i frigoriferi con le cose, con la merce, non sai che ordini fare. Certo. Chiaramente diventa difficile anche gestire l'attività stessa. Bene, allora io ringrazio Gabriella Basso, grazie Gabriella del tuo intervento, buon lavoro, buona continuazione, ricordo tutte le informazioni e nei servizi questa sera in TG Vicenza 19:15. Grazie Gabriella, noi ci separiamo per qualche istante, c'è una breve pausa. E rieccoci in studio, abbiamo sentito nel corso del servizio di apertura in cui appunto il presidente del Veneto Zaia dava alcuni dettagli, alcuni riferimenti per quanto riguarda la campagna vaccinale, la situazione in alcune zone, in alcune aree, tantissimi anziani, soprattutto over ottantenni che non hanno fatto il vaccino, non si sono recati a fare il vaccino, quindi veniva presa in considerazione soprattutto l'area del Bellunese, sono 2200 proprio nell'area del Bellunese, gli anziani, gli over ottantenni che risultano irreperibili, come appunto ricordava Zaia, buona parte di essi potrebbero essere i classici residenti all'estero, ma non è ancora confermato. Allora sentiamo com'è la situazione direttamente dai nostri colleghi bellunesi. Al 30 dicembre 2019 il numero dei bellunesi iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, era di poco superiore a 54.000, di questi circa il 27% over 60. Sono in questa fascia i 2.200 ultraottantenni che ad oggi non hanno risposto all'invito a vaccinarsi contro il Covid. L'ipotesi è stata valutata da Regione, ULS e Dolomiti e oggi il presidente Zaia ha riferito durante il consueto punto stampa che c'è un fondo del barile che non si riesce a raggiungere. C'è un target, gli AIRE, cioè quelli residenti all'estero ma che sono nelle nostre anagrafi. Il caso, ha aggiunto il presidente, è fortemente presente a Belluno. Le cose in realtà non stanno così. A chiarire la posizione dei residenti all'estero è il sindaco di uno fra i comuni bellunesi dove l'emigrazione è forte. Se sono iscritti all'AIRE non sono nelle anagrafi e di conseguenza non risultano. Di conseguenza io credo sia difficile che si tratti di iscritti all'AIRE. Probabilmente allora il riferimento ai cosiddetti introvabili riguarda persone effettivamente all'estero che non si sono cancellate dall'anagrafe e non vanno a vaccinarsi. Il che sarebbe plausibile se è vero come è vero che la richiesta dell'Associazione Bellunesi nel Mondo di poter vaccinare bellunesi iscritti all'AIRE ma presenti in provincia, l'ULS ha risposto affermativamente, naturalmente rispettando gli attuali parametri. Al contrario, non hanno diritto al vaccino gli iscritti all'AIRE che vorrebbero rientrare a Belluno per sottoporsi alla profilassi anti-Covid. Gli AIRE, come ripeto, non figurano nelle anagrafi presso l'ULS, di conseguenza non se ne ha contezza. Un AIRE di 80 anni che sta in Zoldo o comunque a Belluno, se rimane AIRE, già è difficile, in quanto essere AIRE vuol dire presupporre che la persona non ha nemmeno il medico di base. Il dubbio che i 2200 ultraottantenni assenti siano in tutto o in parte iscritti all'AIRE resta. Al lavoro in queste ore gli uffici anagrafe comunali che stanno spulciando gli elenchi dei residenti confrontandoli con i nominativi presenti nell'anagrafe regionale. E abbiamo in collegamento Skype da Padova Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Ci senti? Non ti sentiamo, Valentina. Vediamo se si riesce. Adesso? Ecco, adesso ti sentiamo. Adesso ti sentiamo. Buongiorno, Valentina. Io, l'importante è che sentiate me a questo sì, punto. Sì, certo, certo. È giusto per aggiornarvi con alcune indicazioni che ci sono appena state fornite dall'USL 6 Euganea in merito alla campagna di vaccinazione degli over 80. C'è urgenza di terminare entro il fine settimana l'immunizzazione, almeno con la prima dose degli oltre ottantenni, come richiesto dalla Regione Veneto. E così l'USL ha appena comunicato che nel fine settimana sarà possibile anche vaccinarsi con accesso libero. Cosa significa?
significa che l'ottantenne dovrà presentarsi nella sede vaccinale anche senza appuntamento e potrà così ricevere la prima somministrazione del vaccino. Le sedi vaccinali che effettueranno appunto questo tipo di vaccinazione è ovviamente la Fiera di Padova, 450 posti al mattino di sabato e domenica e altri 450 posti durante il pomeriggio, per un totale appunto di 900 più 900, quindi 1800 posti nel fine settimana, un centinaio di posti anche a Piove di Sacco e a Cittadella solo di mattina. Ovviamente poi tutte le informazioni puntuali e precise le daremo nel corso dei nostri telegiornali. Questo però è l'accelerata che viene data per completare l'immunizzazione delle persone over 80 nel padovano. Sono circa 10.000 quelle che ancora mancano all'appello per essere vaccinate con la prima dose di vaccino Pfizer o AstraZeneca, che con le nuove disposizioni, se non l'anziano non presenta particolari patologie, può ricevere. Ecco, per quanto riguarda il discorso legato alla carenza di dosi, immagino, so che anche l'ULS vostra, l'ULS Euganea, ha tenuto alle 11.30 la conferenza stampa appunto per illustrare tutti i dati vaccinali. Per quanto riguarda la questione pesante della carenza dosi, Ti sento poco, però praticamente sono attese nuove dosi, un carico circa di 19.000 per quanto riguarda il Pfizer, però pensate che di questi 19.000, 15.000 sono destinate ai richiami che devono, quindi seconde dosi che devono essere garantite e che l'USL assicura verranno somministrate, ma appunto la gran parte, questa per darvi la misura del fatto che la gran parte di dosi che arrivano adesso servono per coprire le seconde, i richiami, quindi si fa fatica a immunizzare nuove persone proprio perché si sta cercando di coprire tutti i richiami. Poi c'è anche la questione delle persone anziane o dei disabili in 104 che sono allettati, e anche qui dovrebbe partire dal 22 di aprile la somministrazione a domicilio con i medici di base. Per gli ultra ottantenni sarà in corso questo pomeriggio un incontro, un vertice tra USL e medici per capire se è già possibile in questo fine settimana raggiungere alcuni anziani allettati che quindi non possono essere portati nei centri vaccinali. La questione invece che interessa, ne abbiamo parlato anche poco fa con Gabriella Basso, parlando appunto della situazione a Vicenza, venendo a Padova, che interessa esercenti, bar, ristoranti, le riaperture come aveva annunciato anche Zaia, come si sta gestendo il tutto, come stanno vivendo esercenti, baristi questa situazione? Allora, ieri una delegazione di APE Padova insieme agli esercenti della FIP è stata, tra le altre cose, ricevuta dal governatore Zaia proprio per portare le istanze. Si chiedono le riaperture, ovviamente sempre seguendo le norme di sicurezza, e si spera che appunto vengano rispettati quelli che sono le tempistiche anche annunciate nelle scorse ore dal ministro Speranza, che parlava di riaperture graduali a maggio, quindi insomma c'è la speranza che si possa quantomeno riaprire almeno nell'orario di pranzo a partire dal prossimo mese. Però so che appunto c'è stata una pesante manifestazione a Roma, tantissimi tra l'altro anche proprio i ristoratori veneti che hanno raggiunto la capitale c'è tanta rabbia, c'è delusione anche per come sono stati trattati. Allora, non erano a Roma, però c'è stato anche a Padova un riscontro si chiama Io Apro, sì. Quindi alcuni ristoratori ma anche pasticceri hanno aderito a questa iniziativa aprendo un giorno in cui non si poteva aprire, quindi insomma c'è stato il riscontro, segnale che insomma c'è la volontà di voler ricominciare a tornare insomma nei ristoranti, nei bar che sono chiusi ormai da più di un mese e che insomma sono limitati all'asporto. Bene, allora io ringrazio Valentina Visentin, grazie Valentina, buon grazie lavoro, buona continuazione. Grazie a voi, buona giornata. E noi ci separiamo, c'è la pausa.
Rieccoci in diretta. Non sono soltanto ristoranti, bar che stanno soffrendo di questa lunga chiusura, c'è anche tutta la partita delle palestre e dei centri sportivi. C'è però chi dice questo periodo difficile non deve darci l'occasione di riaprire o di muoverci senza rispettare le regole. Si può protestare anche rispettando le regole. Chiara Durante, titolare di uno studio di allenamento funzionale e posturale a Riese Pio X, non ci sta a voltare la testa. Parla a nome di quei colleghi di palestre e centri fitness che si stanno reinventando dopo la chiusura del settore e che non hanno mai smesso di rispettare le regole. A fronte di chi protesta non seguendo le regole, c'è un popolo del fitness che si ribella ad un'ingiustizia seguendo le regole. Come ho fatto io, andando a domicilio, caricando gli attrezzi sulla macchina. Chiara ha deciso di aprire la sua attività nel settembre del 2020. Dopo appena un mese il governo, con i suoi decreti, ha chiuso il settore. Lei però non si è data per vinta. Fin da subito ha iniziato con delle lezioni online dallo studio. E non solo, tutti i giorni carica la sua auto con pesi e attrezzi nel bagagliaio per recarsi in luoghi all'aperto dove svolgere lezioni individuali. Ha dato vita ad una palestra itinerante, meno clienti, ma il lavoro continua ed è in regola. Per lei solo un principio è importante. Ci si può ribellare seguendo le regole, insomma, non serve tutta fare. Non dico, allora, la protesta è giusta, però quando la protesta mette a rischio la salute delle persone diventa sbagliata. Questo è quello che mi preme far sapere e dire. Certo, possiamo ben capire, ben immaginare la sofferenza in cui che stanno vivendo appunto persone titolari di da una parte bar, ristoranti e quant'altro, e dall'altra anche tutto quello che è il settore dello sport chiuso, nonostante ancora dopo la prima fase del blocco del lockdown imposto dall'emergenza Covid, dalla pandemia Covid, si erano attrezzati, avevo anche speso parecchi soldi per mettere e garantire la sicurezza in assoluto delle persone che avrebbero potuto frequentare palestre, piscine e non solo. Purtroppo abbiamo sentito, insomma, lo sappiamo benissimo com'è la situazione, il governo ha deciso di chiudere e adesso loro stanno in qualche maniera cercando in tutte le maniere proprio di riprendersi da queste perdite importanti che hanno avuto. Vedo che è pronto il collegamento dalla sede regionale della Protezione Civile, tutto pronto, tra poco arriverà il governatore Zai, di conseguenza sentiremo che novità ci sono, ma prima di lasciare la parola al governatore Zai e sentire i nuovi dati, quali sono i nuovi dati, vediamo un attimino la situazione com'era ieri sera per quanto riguarda i contagi che si erano verificati nella giornata di ieri. In serata erano 411 i nuovi casi positivi e un totale tamponi positivi pari a 397.088 persone. Andando a vedere la situazione negli ospedali, invece scendiamo e vediamo subito che ci sono 28 pazienti in meno in area non critica, 4 pazienti in meno in terapia intensiva. A livello totale sono 1.506 ricoverati positivi in area non critica negli ospedali della nostra regione. Sono 265 i ricoverati positivi in terapia intensiva nella nostra regione e solo nella giornata di ieri erano 14 le persone che non ce l'hanno fatta, che hanno perso la vita. Quindi cercheremo di capire anche oggi con l'arrivo del governatore Zaia e degli assessori, insomma, quale sarà il bollettino che viene divulgato puntualmente da Azienda Zero, quindi vediamo alle 8 di questa mattina. Intanto, parlando proprio di questioni che riguardano la Regione, la Giunta regionale del Veneto ha approvato la delibera che era stata proposta dall'assessore all'ambiente Giampaolo Bottaccina assieme al collega al bilancio Calzavara, che assegna alla Regione la quota di risarcimento derivante dalla vicenda di un sito inquinato che si trova a San Giorgio in Bosco, siamo nell'Alta Padovana. Al Veneto è riconosciuto un rimborso complessivo di 700.000 euro per compensare
tutta quella serie di finanziamenti che erano stati erogati dalla Direzione Ambiente nel corso degli anni a sostegno dell'attività di messa in sicurezza e di bonifica del sito, che era stato compiuto direttamente dal Comune di San Giorgio. È stata riscontrata, lo ricordiamo, ancora una questione che risale alla fine degli anni 90, un'illecita gestione di rifiuti pericolosi costituiti da polveri di macinazione di alluminio, abbattimento di fumi, immagazzinati senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Si era costituita praticamente una discarica abusiva di 5.000 tonnellate di materiali di risulta da attività metallurgiche in assenza di autorizzazione. Ancora nel 2003 il Tribunale di Padova, anche se ancora era attivo, relativa alla sezione distaccata di Cittadella, vogliamo ricordarlo, aveva dichiarato gli amministratori della società in questione colpevoli dei reati ed erano stati condannati in solido a risarcimento in favore del Comune delle spese sostenute per la messa in sicurezza del capannone e quelle di bonifica del sito, oltre al danno d'immagine. La sentenza è stata confermata poi nel 2017 dalla Corte d'Appello e la Regione, insomma, si è mossa e adesso appunto avrà questo contributo. Intanto vediamo assieme. Che subito è arrivato col il governatore Zaia e vi lascio e poi due alla tre comunicazioni, stampa. Domande e poi si chiude. Tamponi molecolari e tamponi rapidi, pian piano si stanno eguagliando, fra l'altro queste cifre sono 4.766.501 tamponi molecolari e tamponi rapidi, test rapidi 4.076.240. In totale sono 8.842.741, se sommiamo le due diagnostiche. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.081. I 1.081 positivi rappresentano il 2,67% su 40.474 tamponi, quindi 1.081 positivi, 2,67%, 40.474 tamponi. Positivi totali ci avviciniamo ai 400.000, sono 397.758. I positivi di oggi calano ovviamente, sono 29.442. Che ovviamente giorno dopo giorno si negativizzano e escono dal circuito dei positivi. Secondo giorno con bei dati, 2013 ricoverati, siamo scesi sotto la punta di marzo, quindi oggi è il giorno che, diciamo, non batte più record, perché il record ce l'ha a marzo. 31 marzo erano 2068, adesso ne abbiamo 2013, meno 63 ricoverati. Così suddivisi, meno 55 in area non critica, sono 1736, e meno 8 in terapia intensiva, 277. Che sommati ai 276 fanno 553. Queste sono terapie intensive non Covid. Quindi lo sforzo dei nostri intensivisti oggi è per 553 postazioni. Più 24 i deceduti e 19.230 i dimessi dall'ospedale. Allora, il dato concreto è che il trend che si è imboccato, diciamo la tendenza, il trend, la direzione che si è presa con le curve dell'infezione a livello regionale, sia per sul fronte ricoveri che sul fronte terapie intensive, ha in entrambe le direzioni, quindi sto parlando numero di positivi, che hanno un'incidenza che era arrivata fino al 6, adesso siamo 2,64, come ho visto, 2,3, e quindi l'infezione e il numero di positivi sta scendendo. I ricoverati li avete visti, è palpabile, no, il dato, perché si vede che è da un po' di giorni, incrociamo le dita, che comunque il trend è buono, quindi si sta abbassando. Sono sempre 2.000
e 100 persone in ospedale, 2013 persone in ospedale, vi ricordo, perché adesso noi stiamo banalizzando, ma in tempi di pace avremmo 2013 persone in meno e non avremmo 276 persone in terapia intensiva, perché Freud diceva che l'uomo è l'essere animale che più si adatta ai cambiamenti, e noi ormai ci abituiamo a tutto, no? C'è la mascherina, a parlare di 2000 persone in ospedale, alle restrizioni, però perché siamo un animale molto adattabile. Allora, qual è il tema? Infezione la vediamo che sta scendendo, i ricoveri anche in area non critica lo vediamo, e terapia intensiva. Terapia intensiva è importante perché vi ricordo che in questa ondata abbiamo avuto un comportamento anticiclico, no? Un po'. Abbiamo visto che non è cresciuta, diciamo, esponenzialmente l'area non critica, ma è cresciuta invece la terapia intensiva. La terapia intensiva ha galoppato in questa fase, mantenendo più arretrata l'area non critica. A dicembre invece cos'è che avevamo? Una situazione capovolta. L'area non critica, che ha schizzato fino a 3.400 ricoverati, ve lo ricordate? E le terapie intensive che erano a 4,40. Se guardate la proporzione, era una proporzione a favore delle terapie intensive, cioè che era un'enormità, ma rispetto ai ricoverati erano molto basse. Tanto è vero che siamo passati da un rapporto 8 ricoverati una terapia intensiva di marzo, scusatemi, 8 ricoverati a terapia intensiva di dicembre, perché le terapie, cioè, c'erano molti più ricoverati, a 5,5 ricoverati su terapia intensiva di ora. Quindi a dicembre avevamo più area non critica in proporzione, la proporzione area non critica a terapia intensiva era più bassa di quello che adesso, o meglio più alta. Comunque mi avete capito. Siamo passati da 8 area non critica su una terapia intensiva a 5,5 su una terapia intensiva. Vuol dire che il rapporto a dicembre era a favore dell'area non critica e oggi a favore delle terapie intensive. Questi sono dei dati. Si consideri che anche oggi un migliaio di contagiati ce li abbiamo nel nostro contact tracing. Si fanno ancora 45.000 tamponi, che vorrei ricordarvi, sempre per l'ottica dell'adattamento animale, non è una roba normale fare 45.000 tamponi al giorno. Vi ricordo solo che a metà marzo del 2020 noi facevamo 2.670 tamponi, cioè nulla rispetto ad oggi, e ci sembrava già un'enormità. Quando io ordinai di fare i famosi 3.500 tamponi a voi, mi guardarono come questo caso è matto, perché li facevamo forse in un anno 3.500 tamponi prima. Vabbè, al di là di questo, la situazione è... Tanto voglio ringraziare i sanitari, perché comunque se questo è merito di chi si occupa della salute dei nostri cittadini, quindi gli uomini e donne della sanità, lavoro strepitoso, hanno saputo dimostrare che il Veneto, con orgoglio ad oggi, non ha lasciato nessuno a piedi. Questo è fondamentale dirlo, perché insomma... sapete, il primo obiettivo era quello di curare i nostri pazienti e fino ad oggi ci siamo riusciti. L'altro aspetto che voglio dirvi è quello che i cittadini, nell'ottica, io ho visto che l'11 di giugno ci saranno gli europei con Italia e Turchia, per liberi tutti, allora c'entrano 20.000 persone all'Olimpico, immagino che l'11 di giugno sia la parte finale della liberazione. Cioè, sto dicendo cosa? È inevitabile che si vada verso una fase di convivenza. Allora, chi la vuole vedere in maniera maldestra dice, parla male di questa apertura. Io invece dico, bene, prendiamo atto che l'11 giugno siamo aperti, vedremo di capire quanto si può aprire strada facendo, no? Perché per arrivare l'11 giugno con 20.000 persone, cioè il 25% della capienza nello stadio, siccome, diciamo, il virus non è che funziona a deroghe, no? Non è che dice, guarda, questi sono derogati, quindi tu non farti vedere allo stadio quella sera. Allora, immagino che se l'11 giugno c'è questo, di mezzo cosa abbiamo? Abbiamo 60 giorni, 50, 60 giorni più o meno, no? Da oggi che giorno è? Il 14, 60 giorni, più o meno. Io penso che
con aprile, da quello che stiamo immaginando noi, comunque qualcosa deve cambiare. Si stanno chiudendo, spero in settimana, le linee guida che le regioni proporranno. Voi sapete che il Veneto è anche capofila con la dottoressa Russo di questo lavoro. Non c'è nessuna azione di negazione, che sia chiaro, il virus c'è, l'infezione c'è, però è altrettanto vero che ormai non è che ci aspettano molte scelte. Dobbiamo capire se con i cittadini, come cittadini vogliamo fare questa battaglia e avviare una fase di convivenza, portando mascherine, evitando gli assembramenti e igiene delle mani e storie che sapete meglio di me, oppure se pensiamo che la sicurezza totale si raggiunga solo quando il virus sarà scomparso, cioè mai, perché il virus diventerà poi ubiquitario, no? Non farà più i danni che fa oggi. Quindi è verosimile che ci sia un giro di boa. Ricordo infine che la nostra, il decreto che ha approvato il governo per il 7 aprile, il decreto famoso, prevede sì zone arancioni e zone rosse dappertutto. Noi peraltro abbiamo numeri da zona gialla, lo sapete, e perché oggi fra l'altro con questi dati siamo scesi sotto anche i parametri di guardia rispetto a terapie intensive e area non critica, perché l'area non critica non ha mai superato il 40%, invece la terapia intensiva la scorsa settimana di poco ma c'era sopra, e quando eravamo a 317 ricoverati oggi ne abbiamo 276 in terapia intensiva. Però volevo dirvi, noi saremmo anche da zona gialla, però è pur vero che non negando l'evidenza un percorso lo dobbiamo fare tutti assieme, e penso che il fatto che il decreto preveda, vi stavo dicendo, sì le zone arancioni, sì le zone rosse, ma prevede anche il tagliando, perché c'è scritto se si modificheranno le condizioni epidemiologiche, è giusto che si prenda in mano anche questo argomento. Ci sono regioni che hanno più difficoltà, perché il virus cos'è che ci ha abituato? Ci ha abituato alle montagne russe, no? E non tutti i Luna Park sono uguali, nel senso che a volte va male in Veneto e qualcuno può tirare un sospiro di sollievo, altre volte qualcuno ce l'ha storta con il virus e in Veneto magari va bene. È innegabile che in questa fase il Veneto sia una delle regioni, se non la regione, che insomma in questa ondata è riuscita a gestirsi bene, perché ci vuole anche fortuna, ragazzi, qua non è che ci vuole la bacchetta magica. Se dico che il virus è una questione di fortuna, ve lo dico quando è andato male e anche quando va bene, l'ho sempre sostenuto io questo. Cioè chi è che riesce, cioè forse l'uomo dovrebbe pensare meno alla sua immortalità, alla sua invincibilità. Stiamo davanti a un fenomeno della natura che per certi aspetti è incomprensibile. Basterebbe guardare le dichiarazioni degli scienziati o di ognuno di noi dal 21 febbraio ad oggi per vedere quanto si è dovuto ritirare la visione su molti fatti che consideravamo assodati, no? C'è un problema sulle vaccinazioni. Noi ragazzi oggi vi confermiamo che chiudiamo le vaccinazioni degli over 80 questa settimana. Alle ore 11 di questa mattina tutti i direttori che io ho incontrato alle 6 di questa, alle 6 ho visto il bollettino, alle 9 e questa mattina hanno dato comunicazione di come nelle diverse ULS verrà gestita questa cosa. Ho visto che però, anche se un po' macchia di leopardo, al di là delle prenotazioni e di tutto, un po' tutti hanno deciso di fare la chiamata finale con degli accessi diretti, ma di ULS in ULS, quindi non mi spingo oltre. Cioè, due aspetti che vi voglio sottolineare. Il primo, che sarà inevitabile che ci sia qualche reduce. Allora, piuttosto che fare le paginate sui giornali fra una settimana o un mese, dico a tutti quelli che non hanno avuto nessuna forma di comunicazione con le istituzioni per essere vaccinati, che guardino con attenzione la comunicazione che ci sarà domani sui giornali o stasera in TV per le proprie località, perché sicuramente c'è anche l'annuncio di accessi agevolati per gli ultraottantenni. Premesso che c'è un ordine di scuderia, che anche l'ultimo ha sempre diritto a presentarsi in un centro vaccinale. Dopodiché vi dico, ringrazio i sindaci che si sono messi a disposizione, perché alcuni non rispondono, questo lo dovete scrivere, alcuni, non sindaci, alcuni interpellati non rispondono. Abbiamo scritto, abbiamo mandato messaggi al telefono quando avevano nella loro scheda anagrafica abbiamo il telefono, abbiamo sicuramente scritto,
E abbiamo adesso in piedi una interlocuzione con molti sindaci per dare la lista di alcuni dispersi che non danno segni di vita. Considerate che non sono, può essere anche che ci sia qualche errore, che ci sia qualcuno che lo deve fare necessariamente a casa, però è pur vero che noi non abbiamo risposte, sono pochi, però ci sono. Alcuni intercettati si sono degnati di rispondere che non gli interessa fare il vaccino, dopo che 3.000 sollecitazioni, grazie anche ai sindaci. Quindi l'appello che faccio io a tutti gli over 80, cioè chi ha più di 80 anni, usiamo l'italiano, a chi ha più di 80 anni, dico questo, in queste ore cercate di stare attenti alla comunicazione, perché se non vi è arrivata una lettera, se non vi è arrivato un messaggio, se non vi è arrivata una forma di comunicazione o se non siete riusciti a prenotare, vi dico, chi è che questa mattina mi ha detto, sono più direttori, dico, abbiamo dato degli slot anche in prenotazione per gli over 80 e restano liberi. Quindi l'appello anche ai nipoti e ai familiari, tentate di interpellare i siti delle vostre ULS, perché inserendo il codice fiscale di un over 80 ha una corsia preferenziale assoluta per chiuderli entro domenica. Poi resterà qualcuno, spero che non sia preso, magari utilizzeremo per capire anche il caso, però voglio anche specificarvi che alcuni non riusciamo veramente a metterci in contatto, cioè i sindaci vanno in casa per capire se hanno intenzione e molti rispondono che non gli interessa fare il vaccino. Basta, funziona così, no? Neanche rispondere a volte, no? E noi parallelamente andiamo avanti con i fragili e con i fragili e i vulnerabili e tutto quello che ne consegue. Per gli accompagnatori, voglio essere chiaro, oggi c'è una riunione a livello nazionale per decidere un po' le modalità, perché vogliamo comunicarvele esattamente. Vi diciamo già che ovviamente i caregiver vengono portati avanti, no? Coloro, gli assistenti, definiamoli così. C'è da dire una cosa, c'è da dire che per gli oncologici si parla dei conviventi per i fragili. Quindi io spero già domani di portarvi la circolare, che magari se ci date una mano la pubblicate, ne parlate nei vostri servizi, così tutti hanno le idee chiare, sarà la stessa circolare che mano tutte le direzioni. Per gli over 70, vi do un'altra anticipazione, stiamo lavorando, il che vuol dire che finché non vi do il pronti via non funziona. Stiamo lavorando a una modalità per risolvere il problema del convivente accompagnatore. Mi spiego. Gli over 70 sono 495.000. Se anche il 50% venisse accompagnato sono altri 250.000. Capite che è un fuori programma non tanto affrontabile. Allora cos'è che abbiamo pensato? Io spero che nel giro di 4-5 giorni lo risolviamo. L'over 70 che entra, cioè dai 70 ai 79 anni che entra nel sito, avrà un flag, avrà una possibilità di fare una doppia prenotazione per l'accompagnatore, che deve essere over 70 per restare nel target, in modo tale che noi volentieri facciamo l'iniezione all'accompagnatore, ma la facciamo sapendo che dobbiamo farla. Perché facciamo questo? Perché il settantenne che si prenota, qualcuno dice ma può prenotarsi anche il... sì, ma bisogna vedere se trova il sito libero, poi se trova slot liberi, che nel momento in cui ti prenoti in 30 secondi o un minuto, magari hai la sfortuna che hai occupato l'ultimo posto e tua moglie o tuo marito che voleva venire con te non c'è più. Allora facciamo possibile, avremo una doppia prenotazione in scheda, però fermi tutti dalla prossima settimana quando vi diciamo noi. Nel frattempo l'accompagnatore dai 70 anni in su, cioè il vaccinato dei 70 anni su, se ha un accompagnatore non è vaccinato, non viene vaccinato, scusate. Cioè dai 70 anni in giù? In su. Nel frattempo bisogna prenotarsi, non si può andare con l'accompagnatore e dire vaccinami, in questo senso, finché non mettiamo a posto questo problema. Perché avendo pochi vaccini rischiamo di mandare indietro un sacco di persone, e questo è il problema. Come avete visto dal bollettino di questa mattina, vaccinazioni, noi non sappiamo neanche più cosa fare, cioè... Vi ricordo solo che da noi la vera sfida che noi abbiamo tutti i giorni, io lo dico tutti i giorni, vedo che molti lo fanno, Pfizer per noi sono 7 dosi, neanche 6. Sapete che era 5 dosi, 6, noi tiriamo a 7 e AstraZeneca tiriamo a 11. C'è chi è così bravo che, siccome noi abbiamo i siringatori, no? Quelli che riescono
preparano nella catena le siringhe per l'inoculazione, ecco, alcuni ormai hanno praticità e riescono a farsi le 11 dosi, che non è roba poco, vuol dire 10% in più di vaccini. Sì, oltre a Moderna. Sì, solo che Moderna per noi sta diventando una cenerentola. Ce li abbiamo, non li tocchiamo perché dobbiamo fare i richiami, abbiamo il terrore che non ne arrivi più. Quindi quando voi vedete il bollettino, noi stamattina sono 76.000, mi sembra, dosi, dovete togliere 28.000 Moderna. Perché quello è comunque come avere i salami in cantina, cioè sono ancora troppo freschi, non si possono tagliare e mangiare. Adesso tutti i vegani si agitano, vabbè. Un giorno farò un esempio vegano. E volevo darvi due dati. Questa è la curva dell'area non critica. Quindi vedete, allora, la prima montagna per chi ci guarda da casa è l'infezione di dicembre. La seconda è l'infezione attuale. Vedete che, capite che se ci fosse l'inversione qui, sarebbe uno scalino che noi non abbiamo mai visto da febbraio, dal 2020 ad oggi. Se tornasse su farebbe un dente pauroso questa recrudescenza di infezione, cosa mai accaduta fino adesso. Può accadere, per cui dobbiamo stare attenti. Le terapie intensive hanno lo stesso ragionamento, era il picco più alto che questo qua, è dicembre, il più basso, questo qui che indico, è l'attuale. Vedete anche qui lo scalino che va giù, se dovesse ripartire avrebbe un dente che vedete, cioè non è, sarebbe una condizione mai accaduta. Però nulla è di certo con questo virus che, come dico io, ogni giorno dà una pena, e possiamo darveli anche queste, se volete, solo i grafici, due grafici, senza tutte le tabelle. Insomma, la situazione dell'area non critica ormai in Veneto, posso aggiungervi questo, ci dà un'inversione di tendenza in tutte le ULS, anche Verona, che è la più rognosa. Verona, nessuno ce lo dà, allora, tutti esperti a fare gli esperti in tribuna nel campo di calcio, però la verità è che Verona ad ogni infezione si è sempre comportata in maniera, come si può dire, atipica rispetto al resto del Veneto e in maniera pesante. Prima infezione, vi ricordo che Verona ha avuto, ve lo ricordate, la coda dell'infezione, non riusciva più a scendere. Seconda infezione, Verona, inutile che ve ne stia a parlare, ha avuto il problema di alta mortalità e comunque è andata di fatto alla saturazione totale delle terapie intensive. Terza infezione è l'ultima provincia che ha iniziato a calare, ma ha calato. Il dente c'era anche a Verona, in giù. E basta, quindi ve l'ho detto, area non critica, bene, terapia intensiva è bene, bene, insomma bene, 276 non è tanto bene. Sì, però insomma siamo, sembra che abbia imboccato la strada giusta per dare un messaggio anche positivo in un mondo nel quale positivo non bisogna neanche più citarlo come termine. E volevo dirvi due robe, se mi perdonate, due piccole comunicazioni che non c'entrano niente con la sanità, ma ci tenevo. Intanto MSC conferma le crociere e quindi li ringrazio perché è un bel segnale, no, di ripresa. Ovvio è che noi stiamo sperando fino in fondo di poter arrivare a Porto Marghera, però intanto si parte con due navi, ho avuto questa comunicazione, e questo ci permette, come si può dire, di pensare che il mondo non si è fermato, lo possiamo dire. E penso che a livello internazionale, io capisco il dibattito, lo capisco fino in fondo e lo rispetto, ma a livello internazionale, io che ho incontrato la stampa estera l'altro giorno, ho detto guardate, Venezia è deserta ma tornerà ad essere quella di prima, magari ne approfitteremo per contingentare, per fare, ma queste sono attività del comune, non sono cose nostre. Però insomma volevo ringraziare MSC per aver fatto questa scelta e dare questo segnale. E ovvio che noi dobbiamo portare fuori le navi dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco. Ovvio che siamo davanti a un decreto che si chiama Clean Passera, che è del febbraio 2012, sono passati ormai 9 anni. Ovvio è che la decisione presa l'ultima volta che ci siamo trovati nel comitatone è quella di fare il canale dei petroli e Marghera, quindi finché non sarà approntato l'ormeggio su Marghera continueranno a fare
quella viabilità, però insomma io penso che sia condizione imminente. Poi vi do un'altra bella notizia: domani 15 aprile noi in mattinata verrà completato lo scavo della galleria nord di Malo, sto parlando della Valsugana. Scusatemi, perché là da quelle parti devo fare anche a finire fuori il problema della Valdastico Nord, della Pedemontana, grazie. Per noi è importante perché stiamo parlando della galleria nord di Malo da Vallugana in direzione Treviso, quindi Malo, direzione Treviso, galleria nord. Quindi siamo arrivati anche a nord e la fine dei disagi per i cittadini di Malo e di Vallugana, per rumori, vibrazioni, esplosioni no, perché facessero casi, ci fossero battaglie o sommosse, esplosioni perché si usavano la dinamite per la galleria, che era una galleria rocciosa. E oltretutto il materiale anche che ne uscirà, avremo adesso più vie di uscita e quindi ci permetterà di anche collassare di meno la viabilità con il camion. E voglio dirvi che adesso entriamo nella fase più critica, perché abbandoniamo la roccia, sto parlando del Castel Gomberto, e procederemo non più con 4-5 metri al giorno di avanzamento nello scavo della roccia, ma con 60-80 centimetri al giorno. Perché c'è terra. E quindi sembra quasi un'assurdità, no? Però la terra prevede la messa in sicurezza nell'avanzare della macchina, quindi il getto e tutta la roccia comunque dà un suo contenimento. Sono 790 metri lineari da fare in una canna e 1190 nell'altra. Però sentite, noi lo dicevamo, nel 2021 si apre la Pedemontana, ci sarà il problema dei 6 km della galleria di Malo, questa sono 6 km. Pedemontana è la più grande opera oggi in cantiere in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere, 36 comuni, 16 caselli, scusatemi, 14 caselli, pensate, c'è un casello ogni 5,9 km, sono 94 km e mezzo di infrastruttura, più 68 km e 300 metri di opere complementari. Le cito a memoria perché ormai l'avrò detto mille volte questi dati qua. E perché vi dico tutto questo? Perché i primi di maggio apriamo da Bassano Ovest a Montebelluna, 35 km. E vi annuncio anche che se oggi qualcuno, ma non lo farà nessuno perché non potete, ma virtualmente uno di noi decidesse di entrare in auto, arriva fino a Treviso, perché ormai il sedime c'è tutto. Quindi noi confermiamo le aperture che avevamo detto. Capite che aprire fino a Montebelluna significa cambiare la vita a quei territori, cioè Bassano Ovest, Montebelluna, e considerate che da Bassano noi già arriviamo sulla Valdastico, quindi di fatto l'itinerario è un itinerario importante già di aperture fatte. Comunque il tratto che apriremo sarà di 35 km, se no noccioline. Questo lo dedichiamo a quelli che hanno tifato per una vita che restasse una ferita aperta nel territorio. E il mio ringraziamento invece va sempre ai lavoratori che pioggia, vento e Covid hanno sempre lavorato, alle imprese, all'impresa, e voglio anche ringraziare i cittadini, in particolar modo gli espropriati. Ecco, voglio ricordarvi che gli espropri della Pedemontana hanno un controvalore liquidato di 300 milioni di euro spalmati sui 94 km e mezzo. Però l'esproprio è sempre una ferita, perché si sta presto a fare i fenomeni con le opere sulla terra degli altri. C'è chi ha ceduto terra, c'è chi ha distrutto una casa per permettere il passaggio di questa infrastruttura, quindi è da rispettare l'idea di tutti, anche di quelli che non la soffrono. Però la comunità, ricordo che questo è un progetto degli anni 90, io andavo all'università negli anni 90, il progetto poi che oggi è in cantiere del 2002,
la gara del 2006, l'aggiudicazione dopo un contenzioso legale finito in tribunale del 2009, l'inizio dei lavori del 2011, quindi in 10 anni si è fatta l'infrastruttura. Considerate inizio lavori 2011 con un fermo non indifferente, io penso che almeno abbiamo perso un paio d'anni poi nel frattempo. Vi ricordate gli anni del closing finanziario, dei problemi, e dove si è sentito tutto, abbiamo avuto premi Nobel dell'asfalto che non sapevamo neanche di avere, che ci hanno spiegato come funziona il mondo, che sono tutti invitati il giorno di inaugurazione, eh? No, dico in generale, quando ci sarà la grande inaugurazione, richiederemo il primo posto tutti questi geni qua. È giusto? È giusto, è pluralismo questo. Anche Toninelli invita. Cioè, Toninelli, cosa che ha fatto Toninelli? No, ah, no, no, nel senso sì, assolutamente. Ma non mi risulta che lui abbia parlato male della Pedemontana. Se non ricordo male, adesso non mi ricordo più, sinceramente. Chi ha tanta memoria per stare qua è rancoroso e vendicativo, io non lo sono, cioè cosa volete? Io avevo due alternative, risolvere il problema o lasciare lì il problema. Se lo lasciavamo lì avevamo una ferita di 100 km nel territorio, nemmeno abbiamo una strada adesso. Prego. Allora, Neri Onesi? Io ricordo che la prima volta che parlai di Pedemontana parlai con Neri Onesi. Ministro di Rifondazione Comunista. Tu non te lo ricordavi neanche. E poi arrivò Di Pietro. E poi venne Di Pietro, sì. No, prima venne Di Pietro. Sì, forse. Prima? Prima Di Pietro. Sì, prima Di Pietro. Siamo vecchi degli. Poi ci fu Costa. Prego, sto Marco. Allora, Nicolussi, Pederiva, Tosatto, Guidone, Salmaso. Scusate, no, però questa è la prova provata che lui fa differenze. Lui fa preferenze. Sì, scusami, preferenze. Adesso faccio il giro io, cominciamo con Nicolussi. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io devo chiedere naturalmente se ci sono degli aggiornamenti per la vicenda Johnson & Johnson, perché arrivano tante voci, adesso sembra che la soluzione ottimale sia di liberarlo dopo 2 giorni e dedicarlo agli over 60 come per AstraZeneca. Volevo capire se alle regioni è stato detto qualcosa in proposito. No, ma io ho sentito il commissario anche questa mattina parlare di vaccini, ormai ci sentiamo quasi tutti i giorni. E stamattina c'era un'agenzia di Rasi, di EMA, se non ricordo male. Ex presidente di EMA. Sì. E che appunto c'era questa ipotesi, no, della quale tu stai parlando. Verosimilmente, insomma, questo è un vaccino che funziona, questo lo si sa. La risposta anticorpale la dà. Allora, io che la vedo da un punto di vista proprio manageriale, industriale, questa vaccinazione è una grande sfida. Dico che è un vaccino che ha un appeal che è unico, cioè fai un'iniezione, guardate che non è una roba da poco. Cioè, vi do solo un dato, ad oggi noi abbiamo inoculato 1.200.000 dosi, più o meno. Se fossero stati tutti Johnson & Johnson potremmo dire che abbiamo vaccinato 1.200.000 persone, invece sono la metà. Cioè, è strepitoso. Quindi io veramente tifo perché funzioni fino in fondo. Pensate, solo un domiciliare, un paziente a casa, non deambulante, che ha difficoltà a spostarsi, ci vai una volta solo a vaccinarlo? Non c'è problema del richiamo? Io spero che si sblocchi questa situazione, in questa landa desolata di penuria di vaccini. Guardate che è una tragedia questa storia dei vaccini. Lo è ancora di più per una regione come Veneto, che ha un potenziale di vaccinazione da paura. Noi abbiamo messo in piedi una Ferrari e la stiamo utilizzando come una 500. Per neopatentati, cioè non può andare avanti così. Io continuo a dire, Presidente del Consiglio, prende in mano questo dossier personalmente, convochi questi mediatori, le persone che dicono di avere contatti, non è un reato, se stiamo difendendo la salute dei cittadini, e si verifichi se sei un branco di, come si può dire, se sono un gruppo di trascinabarattoli, di milantatori, ne avremo una certificazione autorevole, altrimenti vuol dire, poi potremmo anche decidere di non comprare, ma almeno sappiamo che c'è sul mercato, e allora forse qualcosa in Europa dovremmo dire, no?
perché a noi è stato spiegato che il contratto europeo non è solo vincolante per noi, ma lo è anche per tutte le aziende che non possono vendere ad altri. Ma questo non è irrilevante chiarire questa situazione. Continuo a dire che in giro per il mondo c'è chi non ha problemi. Gran Bretagna, UK, Israele e Stati Uniti, che sta vaccinando a 1 milione di vaccini al giorno, e molte altre comunità, insomma. E io spero anche che si affrontino i temi Sinovac, anche se sembra che la risposta anticorpale sia bassa, Sputnik, perché comunque noi abbiamo diritto a scandagliare tutto quello che è scandagliabile. Ecco, adesso Presidente, c'è la risoluzione dell'Europa, resa nota oggi, di non rinnovare i contratti per i vaccini costruiti su adenovirus, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson, e quindi anche Sputnik, e quindi anche si mette un po' un punto interrogativo sul vaccino italiano che è in sperimentazione a Verona. Ecco, volevo capire da questo punto di vista, siccome da una parte il governo investe sul vaccino italiano dando un finanziamento di 80 milioni di euro, dall'altro annuncia che non vuole più vaccini se non quelli a RNA messaggero, quindi punterà tutto su Pfizer e BioNTech e Moderna. Ci chiarisce la situazione, perché qua sono una serie di messaggi tra di loro contraddittori che aumentano l'ansia della gente. Ma guarda, il tema è questo, che noi cittadini ci chiediamo cosa servono gli scienziati. No, beh, l'ultima volta i scienziati hanno detto da EMA decidano i paesi cosa vogliono fare con AstraZeneca. Vi risulta questo o no? I paesi cosa vogliono fare con AstraZeneca, non c'è una misura uguale per tutti. Sì, ogni paese ha scelto. Sì. Uno dice, vabbè, se dovevamo aspettare 4 del pomeriggio per sentirsi questa roba, ci arrangiavamo da soli, no? Ci facevamo l'analisi in casa e magari arrivavamo qualche ora prima. Due, siamo partiti da una situazione nel quale il RNA messaggero era, come si può dire, grande punto di domanda, perché è una novità, no? La manipolazione, questa nuova concezione di vaccino, perché abbandonare il vaccino, quel virus ammazzato, quel virus ucciso, il virus attenuato, e la grande, come si può dire, il grande sostegno agli adenovirus, addirittura Sputnik ne ha due, no? Quindi li cambia dalla prima alla seconda dose. Adesso c'è questa informazione. Guardate, noi, per carità, ci rimettiamo alla comunità scientifica, ci mancherebbe, però la comunità scientifica deve anche chiarirsi le idee prima di cominciare di parlare, perché qua c'è tutti avanti, tutti dietro, tutta, cioè, di questo passo veramente ci facciamo male, ma non con i vaccini, facciamo incidenti a forza di avanti tutte in retromarcia, prima o poi qualcuno si tampona. Io dico che dove abbiamo vaccinato non abbiamo più avuto problemi. Anche qui vorrei chiarire una roba, perché spesso c'è questa notizia: era vaccinato e positivo. Sì, era vaccinato e positivo. Peggio sarebbe, la vera notizia sarebbe: era vaccinato e si è ammalato. Ma questo rientra nella percentuale infinitesimale di... Ma la casistica del vaccinato positivo non è sorprendente, perché vuol dire che ha il virus ma non gli fa niente. Però il vaccinato positivo può infettare altre persone. Per cui attenzione a tutti i vaccinati, perché qualcuno vedo che tira giù la mascherina, dice no, ma io non posso vaccinare. Sì, ho capito, ma il virus lo puoi veicolare. Quindi nelle famiglie attenzione, perché il vaccinato, o nelle visite magari, perché il convivente è inevitabile che non porti la mascherina, ma nelle visite non dar per scontato sono vaccinato o no al virus, perché non funziona così. E questo è un errore della comunicazione, non di chi si è vaccinato. Ma abbiamo già una percentuale di persone vaccinate che... No, guarda, però ti dico, ad esempio abbiamo vaccinato sostanzialmente quasi tutto il mondo della sanità, mi sembra manchino 7-8 mila casi, con giustificazioni più o meno diverse, e cluster ospedalieri non abbiamo. E c'è anche il grande tema adesso che abbiamo delle diagnostiche di seconda e terza generazione di qualità. Pensate che oggi abbiamo anche sui tamponi rapidi, abbiamo un grado di affidabilità che passa il 98%, evito di dire marche. Abbiamo addirittura, quando passano queste affidabilità, che arrivano a delle amplificazioni fino a 36 CT paragonabili al molecolare, se vuol dire che ormai ci siamo. Abbiamo però ancora un grande quesito da sbrogliare e da chiarire, secondo me la comunità scientifica dovrebbe farlo. Che c'è ormai letteratura
che pone una convinzione, secondo me giusta, che molti positivi non sono positivi. Cioè, è l'esempio del metal detector, no? Tu trovi un grande pezzo di ferro, ma trovi anche una rondella. Sono due robe diverse. Considerate che la diagnostica di oggi, noi spesso abbiamo l'esito positivo, magari sono amplificazioni che non c'è neanche più carica virale, sono pezzi di RNA magari. Quindi questo è il vero tema, perché c'è il rischio anche di mettere magari in quarantena qualcuno che non sa neanche che ci vada. Vedrete che nel futuro, adesso dico queste robe faranno tutti polemico, vedrete che nel futuro arriverà una diagnostica che comincerà anche a distinguere positivo da positivo. Del resto, quando ho parlato del passaporto vaccinale, cosa hanno detto? Che era una boiata, adesso tutti lo vogliono. Quando ho parlato di vaccini ha detto che non era possibile, adesso tutti dicono che ci sono. Andiamo avanti. Quando ho detto che mancavano i vaccini, hanno detto che non è vero, adesso dicono tutti. La chiameremo Cassandra, Presidente? Prego? La chiameremo Cassandra? No, Cassandra è un'altra roba. Porta sfiga. Eh sì, ma infatti lui ha detto... Cassandra vede la male, lui vede bene, è diverso. Insomma. L'ultima cosa, poi... Prego. Passo la parola all'Angela. Mi interessa molto il discorso delle nuove linee guida, perché c'è la richiesta da parte delle regioni di rivedere i parametri per la classificazione delle aree colore. Esatto, inserendo anche il parametro del numero di vaccinazioni. Volevo capire, il Veneto è capofila, ci può dare qualche anticipazione? No, perché non è corretto nei confronti dei colleghi. Ma è stato pubblicato domenica, quindi avete dato per te. Non so, gli avranno dato un tarocco sicuramente. No, beh, se ufficialmente... Non ha più buone fonti. No. Se si può aggiornare su quello che si può dire. No, non posso. Neanche i settori, che ne so, scuola... Mi spiace. Nulla? No, perché un lavoro è in corso, oggettivo, adesso al di là delle battute, perdonate. Arrivo a conclusione. Se faccio solo io un'anticipazione, cioè, i colleghi giustamente... Ma quando è previsto, diciamo, la presentazione? Spero che in settimana si chiuda. In settimana? Sì. Ok, vabbè. Ma oggi non avete fame. Allora, il mio giro, se... Hai concluso, prevede, vediamo visto bene le mani, Pederiva, Petenò, Salmaso, Guidone, Giacomuzzo e Di Gennaro. Ok. Come? Tosato. E Tosato già, è già passato. Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Torno sul tema vaccini. Alla luce di Avanti Tutti, Indietro Tutti, Danimarca annuncia lo stop definitivo ad AstraZeneca. La Germania ha deciso di fare il richiamo della prima dose fatta con AstraZeneca con altri vaccini. A voi regioni è stato detto qualcosa? No. Per noi è confermato over 60 AstraZeneca, richiamo AstraZeneca su AstraZeneca a prescindere dall'età. Ok. Poi ho sentito quello che ha detto prima a proposito del tema caregiver. Ci arriva una segnalazione dell'Unione Italiana Ciechi di Venezia, ha ricevuto per domani e dopodomani la convocazione per una quarantina di aderenti appunto all'organizzazione, quindi persone non vedenti, e c'è però il problema dei loro accompagnatori. Vale la spiegazione che ha dato prima, cioè bisogna attendere questa circolare? Sì. Considerate, noi ci scusiamo con tutti quelli che legittimamente hanno diritto a un vaccino, ma non ci sono vaccini. Si dicevano consapevoli infatti di questo, sì. Però notavano una distonia tra quello che lei aveva annunciato nei giorni scorsi e poi l'organizzazione pratica, in questo caso della ULS 3. Ma in questa fase qua noi stiamo facendo, comunque lo faremo anche dopo, sicuramente riconoscere, che so, la vaccinazione del convivente dell'oncologico, per dire. Però è pur vero che prima, in via prioritaria, si fa l'oncologico di quella famiglia, perché altrimenti rischiamo veramente di non riuscire più a colpire i target giusti. Perché se io faccio 3 iniezioni in quella famiglia di 3 conviventi, lasciate perdere tutte le categorie che vi stanno venendo in mano, ma ci sono altri oncologici da vaccinare, se volessimo anche restare in quella categoria, che sono quasi vaccinati tutti, fra l'altro. Un altro argomento, il sequestro delle mascherine, che è in corso attualmente su indicazione, anzi su prescrizione della Procura di Gorizia, sta mettendo in difficoltà le nostre aziende sanitarie e le nostre RSA, perché il numero è considerevole. Non mi risulta al momento, stamattina abbiamo fatto riunione e onestamente non abbiamo neanche parlato, quindi immagino tra i problemi non c'era questo, non sono informato oltre a questo, non posso aggiungere altro. No, non posso. Il fatto di questa vicenda, Presidente, perché questo di Gorizia intendo è il versante sanitario, cioè quelle mascherine filtravano fino a un decimo meno di quello che avrebbero dovuto, però poi, come dire, l'altra faccia della medaglia dell'inchiesta di Roma, cioè quelle mascherine sarebbero state anche oggetto di affidamento illecito. Non conosco la vicenda. Cioè, no, ma nel senso, scusate, ma perdonatemi,
Cioè, come posso conoscere leggendo i giornali? Non posso esprimermi leggendo i giornali su una vicenda giudiziaria. Cioè, non... Ho letto anch'io i giornali, ma non... Cioè, vedo che stanno facendo indagini, non so nulla delle ditte produttrici, non so nulla delle caratteristiche tecniche, rischio magari di dire anche qualche cazzata e mi prendo anche qualche querela perché ho parlato di aspetti tecnici che non conosco. C'è comunque amarezza, noi sappiamo quanto abbiamo cercato quelle mascherine, no? Per mesi è stata guardate, tanta difficoltà. Noi no, vi ricordo che noi, e approfitto della tua domanda Angela, noi siamo, penso, l'unica regione tra le pochissime regioni che è riuscita anche a evitare gli scatoloni vuoti. Vi ricordate che c'è stato un periodo in cui arrivavano i container, dentro non c'erano neanche, erano vuoti. Avete visto che abbiamo avuto delle aziende che anche con noi hanno avuto rapporti, da altre parti si sono fatte pagare merce che poi non è arrivata, da noi non hanno neanche, non sono riusciti a fare la fase, diciamo, del contrattuale perché abbiamo scartati. Secondo me è stata fatta un'ottima gestione da parte dei nostri. Vi ricordo sempre che in maniera autonoma noi abbiamo notificato, insomma, no, un quintale di relazione su tutti i fatti che sono accaduti alla procura perché proprio resti in calce tutta l'attività che abbiamo fatto. Ma l'abbiamo fatto ancora a marzo, ad aprile, cioè noi da sempre sul Covid una visione penale, una visione civilistica dei fatti raccolta da due avvocati, l'avvocato Pinelli per il penale e la professoressa Cacciavillani per la parte civilistica, che hanno costruito il racconto giuridico del Covid in Veneto con gare, telefonate, mail, c'è tutto lì, però non aggiungo altro, grazie. L'ultima cosa, era un altro sequestro, non è per a tema Covid, ma è quello delle pompe infusionali e di altra strumentazione diagnostica. Ho letto un pezzo su un articolo, ma non ho... Cioè, nel senso che volevo chiedere se la regione si costituirà eventualmente parte civile del procedimento, perché è evidentemente parte lesa. Sempre, dobbiamo parlare con azienda zero. Se gradite posso anche invitare il dottor Tognolo per questi due fatti, magari i prossimi giorni. Magari, perché è in corso, da quanto leggo dalle prescrizioni del Ministero della Salute, anche la ricerca dei pazienti su cui sono stati impiantati. Che non è la prima volta che succede in Italia sta roba, no? L'abbiamo visto con le protesi, l'abbiamo visto con le valvole, adesso con le pompe. Cioè. Però c'è un allarme sociale, quindi penso che sia il caso. Grazie. Prego. Pettenò, poi Salmaso. Buongiorno Presidente, buongiorno. Restiamo sul tema, intanto sul tema vaccini, sulla questione, oggi dovevano arrivare Pfizer, domani, sono state scaricate, sì oggi scusa, sì. E lei ha dati precisi sull'arrivo di Pfizer, restano quelle 126.000 che aveva già dato ieri? E Pfizer 126.000 verranno distribuite, vengono riscaldate come lo diciamo noi tecnicamente, cioè scongelate da meno 70 e sono in distribuzione oggi, nel senso che già oggi nei centri vaccinali arrivano, però capite che 126.000 per noi è riscaldamento a bordo campo con la merendina, cioè non, cioè sono poche, ormai purtroppo una realtà che fa 35.000 vaccini al giorno sono niente, perché dopo dobbiamo accantonare la seconda dose, resta poco. Appunto il piano vaccinale, lei ieri ne aveva illustrato a grandi linee, poi c'era anche il responsabile del Dipartimento Prevenzione, ecco, alla luce della vicenda Johnson & Johnson ancora tutta da chiarire, che prospettive ci sono nel piano vaccinale, come deve essere rivisto, se il Veneto già sta rivedendo il tutto? Sì, quotidianamente purtroppo in continuo cambiamento, perché solo la vicenda AstraZeneca per noi ha significato buttare via ore e ore e giorni di lavoro, e i ritardi nelle consegne comunque pesano, perché noi abbiamo una programmazione che è tiratissima perché vogliamo non aver magazzino. Adesso Johnson & Johnson, considerate che noi stiamo pensando a un progetto da lanciare in Veneto fra una settimana, io spero, in quel progetto prudenzialmente avevamo anche calcolato di non avere Johnson & Johnson ad aprile, però non avevamo calcolato di avere AstraZeneca solo sopra gli over 60. Quindi se avessimo un po' di stabilità, anche con una fornitura minimale, potremmo quantomeno presentare ai venditi una programmazione. Insomma, non vi nego che sto facendo fare un lavoro per dire, boh, Luca Zaia, classe 68, tu riceverai una chiamata questo mese. Vogliamo dare una certezza ai veneti. Però tutto è legato alle forniture e alle incertezze, cioè, anche sull'utilizzo anche dei farm delle dosi che arriveranno. È un disastro. No, disastro nel senso che no, io non do colpe a nessuno, guardate, io ho un ottimo rapporto col generale Figliuolo, devo dire che è anche disponibile, però anche lui lo vedo che
Quelli sono i panni dei quali ha disponibilità, cioè bisogna che il governo si decida, o meglio il Presidente del Consiglio decida di andare sul mercato. Io la vedo così. Poi magari non si troverà niente, almeno abbiamo detto, l'abbiamo provata anche questa. Sono troppo pochi i vaccini. E se fossero pochi per tutti, al di là dell'aspetto sanitario che già eticamente non ci giustifica, ma se fossero pochi per tutto il mondo, ma c'è chi andrà sui mercati prima, perché poi c'è anche una ripartenza a cui dobbiamo pensare, chi avrà condizioni di salute prima e chi arriverà dopo, secondo, terzo, quarto e ultimo. Quindi è una sfida non irrilevante questa, sia sanitaria che economica. A proposito di ripartenza, Presidente, allora si parla di ripartire. Lei ha delle indicazioni, delle richieste specifiche sulla ripartenza già ad aprile o a maggio, e con quali sono le categorie che pensa devono essere subito favorite nelle riaperture? Posso solo dire alcuni aspetti. Il primo, che non dobbiamo negare l'evidenza, cioè l'infezione c'è. Il secondo, che dobbiamo pensare a un progetto di convivenza. Il terzo, la gradualità e il buonsenso. Il quarto, l'alleanza con i cittadini. Però da parte di molte categorie, anche sostenute anche da forze politiche, c'è la spinta per possibili riaperture anche prima. Comprensibili, stiamo lavorando anche per questo, trovando un punto di equilibrio. Però ripeto, questa è una partita che è in mano al governo, noi possiamo fare linee guida, possiamo dire il teatro lo apri con queste linee guida, ma se il governo dice invece di aprire il 20 di aprile o poi lo devi aprire il 20 di settembre, quella è un'altra sfida. C'è però previsto un incontro col governo, col CTS, che dopo dovrà vedere il CTS? Sì, in settimana penso che sì, dovrebbe, io spero, chiudere questa sfida. Considerate che oggi abbiamo due giorni di audizioni, diciamo formali, definiamole così, 20 minuti al ministro per il discorso del piano nazionale per il recovery fund. Dopodiché spero ci sia una riunione invece con il governo per parlare di riaperture e di linee guida. Ma non c'è ancora una data. Prego. Ci sono delle riunioni anche domani, però non si chiude domani. E neanche in settimana, forse in settimana. Secondo me sì. Intanto c'è anche il tema delle ristori o sostegni, come. Ecco, su questo da lei che richieste pone, il confronto regioni-governo su questo, e il dibattito è ancora aperto. Ma guarda, io partirei dai molti imprenditori che ho incontrato, non ultimi gli esponenti di APE, della FIPE di Padova, e sono gli uomini del presidente Alaimo. Pongono una questione, che aziende vere, strutturate, non hanno avuto i sostegni dovuti. Cioè, si dice, e secondo me è ragionevole, prendiamo come esempio aziende vere che tutti conoscono, cioè aziende che hanno storia, che hanno identità, territorio, hanno avuto fatturati. Già queste non hanno preso soldi, spieghiamoci, dovete fare in modo di darci anche una spiegazione rispetto a come siano state distribuite le risorse. Io spero che con l'ultimo decreto sostegni ci siano delle migliorie rispetto a questo, però non ve lo so dire perché non è roba della regione. Le migliorie sarebbero quali, secondo lei? Cioè, del budget. Intanto un cambio di passo c'è stato, perché si sono abbandonati i codici Ateco, si va sul delta col fatturato, no? 2020 su 2019. Adesso c'è da capire, ma questo dovremmo capire dalle imprese, se ci sarà entità di risorse che arrivano. Le regioni avranno un ruolo nelle richieste da fare su questo? Le regioni chiedono quotidianamente in tutte le riunioni il tema dei ristori, chiamiamoli ristori perché ormai il termine è passato, dei sostegni, degli aiuti, ecco, perché comunque molte imprese sono in difficoltà, grossa difficoltà. Pensate solo ai lavoratori della cassa integrazione, che avendo ritardi nell'erogazione ha dovuto vedere le imprese impegnate ad anticipare, perché giustamente i lavoratori devono vivere, no? E non è che possono aspettare 3 o 4 mesi lo stipendio che arriva con la cassa integrazione. Quindi c'è un problema di anticipazioni, e c'è anche un problema, se vogliamo parlare della ristorazione, di settore che sta avvenendo, cioè è smantellato, perché molti lavoratori di quel mondo per necessità di vita hanno scelto altre attività. Ci sono cuochi che hanno cambiato mestiere,
sono camerieri che hanno cambiato mestiere, cioè, perché non è che possono stare un anno a aspettare uno stipendio. Però il sogno di riaprire a giugno ce l'ha ancora lei, cioè che ci siano riaperture molto più sostanziose. Io penso che con prudenza e sempre prevedendo un parere del comitato tecnico scientifico, che è obbligatorio ed è giusto che sia così, penso che se si fanno gli europei di calcio l'11 giugno, prima qualcosa deve accadere in questo paese. No, direi no, aprire l'11 giugno, prima. Salmaso. Presidente, buongiorno. Beh, io, buongiorno. Se è possibile, io eviterei di parlare di sanità, visto che lei ha introdotto anche altri temi. Allora, mi è appena arrivato un comunicato che riguarda la ACC, che è un'azienda che lei conosce benissimo, sì. Di mente. So che domani lei ha un incontro con il ministro Giorgetti. Poi sappiamo anche che appunto un incontro con la regione Piemonte e che dovrete decidere il futuro di questa azienda che riguarda 315 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, anche se il governo ha fatto alcuni emendamenti per concedere alcune agevolazioni alle società in amministrazione controllata. Ecco, qui si tratta appunto di trovare nuove risorse, ci può anticipare qualcosa? C'è qualcosa di concreto? Sì, che posso anticiparvi che sia io che il collega Ciri abbiamo chiesto, abbiamo parlato in più occasioni con il ministro Giorgetti. Il ministro Giorgetti ha dichiarato la sua, fin da subito, la disponibilità ad affrontare il dossier ACC, che è un dossier complicato. Certo. E insomma, noi siamo stati presenti sempre in questa partita. Domani è convocato questa riunione, saremo presenti con i nostri assessori al lavoro, sia io che Cirio, quindi io ci sarò con l'assessore Donazan. Per noi è una partita di impegno totale per salvare questa realtà. Ovviamente non prescinde dal fatto che ci deve essere il governo, e il governo giustamente dice dobbiamo vedere bene i dossier, le carte. Sono anche intervenuto con le banche per capire se ci fossero, quali problemi ci fossero, ancora un mese e mezzo fa, e il tema delle banche è stato un altro dei problemi. Adesso c'è un tema di piano industriale, giustamente i lavoratori hanno diritto ad avere un posto di lavoro, bisogna venirne fuori, cercheremo di capire domani quali saranno, diciamo, gli elementi che potrebbero essere oggetto di discussione con il ministro Giorgetti. Noi come Regione del Veneto abbiamo dato disponibilità, sottolineo, carte alla mano che stiano in piedi, perché utilizziamo i soldi dei cittadini, della finanziaria regionale, sì, però, di Veneto Sviluppo. Però, ripeto, domani è fondamentale questo incontro per capire. So che poi il ministro Giorgetti, quando avrà il quadro generale, immagino farà una riunione, diciamo, con tutte le parti. Appunto, perché il progetto da far decollare sarebbe questo Italcomp, sì, cioè la nascita di un polo nazionale del compressore, cioè che coinvolge non il Veneto, non solo il Veneto, ma anche Piemonte. Aziende del Piemonte. Quindi insomma possiamo dire che c'è la volontà di... Se no non faremo l'incontro domani. Sì, questo sì. C'è la volontà di risolvere il problema, però tutti sanno che il problema si risolve se tutte le carte riusciamo a metterle in fila, perché se le carte devono essere approvate da tutti, no? Certo, sì, ma qui si tratta probabilmente di trovare risorse finanziarie adeguate che... Sì, ma anche un piano industriale che stia, certo, in piedi, sì, sì, perché sì. Se no non ce lo finanziano. Chiaro, sì, dopo quello che ho fatto. Bene, ecco, vabbè, se possiamo tornare un secondo sulla Pedemontana, non so se c'è la collega del giornale di Vicenza, vuole fare... Lascia i Vicentini che parla della Pedemontana. No, ma la cosa, no, appunto, per la parte che invece, siccome lei ha fatto riferimento al tratto che va da Bassano a Montebelluna, quindi entriamo in territorio trevigiano, sì. Un po' casa sua ma anche casa nostra con i nostri giornali, ecco. Certo. Perfetto, allora per questo volevo sapere, uno, il lato, come dire, invece Castelgomberto, Vicenza è abbastanza avanti per aperture nuove, poi ci dirà se ne sono previste e con quali tempi. Sono previste, però adesso noi non abbiamo un cronoprogramma. Certo. Perché dobbiamo anche interfacciarci con tutta una serie di opere che stiamo facendo, però secondo me è strategico pensare che il Monte Bellunese, che è un distretto industriale importantissimo, sia collegato definitivamente a Bassano. Cioè il viaggio Bassano-Monte Belluna è un viaggio, ma anche per i trevigiani, pensate, arrivare a Monte Belluna e entrare in autostrada è una roba impensabile, era. Dopodiché considerate che noi quel tratto verso Treviso lo concludiamo assolutamente entro il 2021.
e tutta la partita vicentina anche, tranne il vero problema di ritardo è dato alla galleria di Malo dei 6 chilometri, ma perché? Perché ha avuto due sequestri, per cui giustamente ci sono stati, ci mancherebbe, ma ovviamente hanno dilatato i tempi perché abbiamo perso un sacco di mesi di lavoro, se non anni. Certo, cioè, se posso, la domanda appunto era anche, io la formulo in maniera più completa. Il grande tema che si sta aprendo, almeno a livello di discussione parlamentare, è poi quello delle opere di collegamento tra la Pedemontana e il sistema come dire, delle grandi infrastrutture venete, delle statali. Ecco, proprio in questi giorni un senatore padovano De Poli ha presentato alcune proposte concrete e operative proprio per intervenire ad esempio sulla statale del Santo verso Loria, realizzare quel tratto e poi congiungerlo con la Pedemontana. C'è qualche possibilità di completare tutto l'assetto viario, secondo lei, anche in previsione delle risorse che non so, allora, l'Europa ha detto che fondi per la viabilità non le mette, è legittimo, si può allargare un po'. No, certo, questo, io direi che è legittimo pensare a tutte le opere funzionali a una buona mobilità nel territorio. Considerate che proprio per questo la vicepresidente De Berti con l'assessore, con l'ingegner Pellegrini ha fatto predisporre già da un bel po' lo studio dei flussi di traffico per capire i flussi pre e post apertura. Anche qui sulla Pedemontana vorrei ricordare che di 94 km e mezzo di strada a questi si sommano 68 km e 300 metri di opere complementari già fatte, cioè no de fantasie. E quindi sono quelle che hanno pesato moltissimo sul costo sul bilancio, sul piano finanziario. Poi vorrei ricordare che i caselli che abbiamo aperto, perché oggi sembra che ogni casello ha un problema, ed è giusto, ce n'è uno ogni 5,9 km. Considera che se uno va a fare una corsa a piedi sono anche forse pochi 5,9 km. Adesso chiesti dai sindaci di allora. Adesso ogni casello ha un problema, la bretella, la viabilità locale. Certo. Ok, siamo presenti anche su questo, ma non è che tutto nasce a caso. Cioè, voglio ricordare che giustamente per dare un servizio al territorio c'è un casello ogni 6 km, 5,9 km, che anche questo pesa. Però sarà, diciamo che sarà sicuramente permeabile. Vedremo anche questo discorso di Padova, so che la vicepresidente lo sta affrontando, che è uno dei grandi nodi, però oggi promettere 400 milioni sul tavolo che non abbiamo per fare un'infrastruttura, la vedo dura. Certo. Però insomma, mai porre limiti alla provvidenza, insomma. Ecco, l'ultima considerazione poi la ringrazio. Visto che domani lei ha l'incontro con il ministro Giorgetti e appunto a questo ministro è stato affidato anche il compito di avviare lo sviluppo dei vaccini in Italia su concessione ovviamente dei brevetti che arrivano dagli Stati Uniti, lei non crede che ci voglia forse un impegno più preciso da parte del Veneto e anche poi del nostro mondo produttivo e del mondo della ricerca per superare un gap che ci vede indubbiamente condannati nel vagone di retroguardia, perché giustamente avrà anche sbagliato l'Unione Europea nella formulazione dei contratti, però i vaccini sono prodotti negli Stati Uniti d'America che si ritengono lì generosamente e prima sono destinati alla loro popolazione. Per me è che noi non li produciamo i vaccini, quindi questo salto di qualità, di sviluppo industriale nel campo biomedicale, cioè, può decollare secondo lei oppure ci dobbiamo rassegnare eternamente a quello che la provvidenza ci destina? Intanto ce l'avevamo servita su un piatto d'argento, no? Perché quando c'è stata la redazione del contratto europeo, lì era l'occasione per dire, mettere giù le basi per una produzione e chiedere dei subcontractor a livello degli paesi europei. E qui diciamo che hanno firmato un contratto in Europa di esclusiva senza rendersi conto che garantivano anche un'esclusiva dei siti produttivi ad altri paesi extraeuropei. Io ne ho parlato con il ministro Giorgetti, è assolutamente sul pezzo questa roba qui. E il Veneto c'è, però considerate che poi di mezzo c'è un accordo tra privati. Ci può essere, come si può dire, l'effetto starter delle istituzioni, del governo, della regione, ma poi alla fine sono privati che devono parlarsi tra di loro. Sì, certo. Però ci sta fino in fondo questo ragionamento, ne ho già parlato. Guido Ole, Radio Wellness.
Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando al problema dei vaccini, volevo farle questa domanda. Al di là del caso, diciamo, specifico di AstraZeneca, di cui si è parlato molto, volevo capire se le regioni hanno ricevuto delle indicazioni tassative precise in merito alla possibilità di fare il richiamo del vaccino con un vaccino diverso rispetto alla prima dose, oppure se le USL hanno un margine di autonomia su questo. No, c'è proprio una circolare del Ministero fatta nottetempo che dice AstraZeneca su AstraZeneca secondo il richiamo a prescindere dall'età. E questo vale per tutti gli altri vaccini? A meno che non ci sia una persona che dice io ho fatto, questo è previsto, e che poi fa parte del buon senso e della clinica. Ho avuto la prima dose di AstraZeneca, sono finito in ospedale, ho mal di testa, ho avuto una trombosi o che so, e quindi la seconda dose si evita. Ma insomma, noi non abbiamo dichiarazioni avverse così importanti. Ieri parlava del fatto che ci sono alcuni vaccini, alcune marche che sono disponibili in quantità esigue, per esempio, se non ricordo male, parlava del Moderna. Ecco, allora in un caso come questo, poniamo che un ottantenne sia stato vaccinato 2 settimane fa col Moderna e dovrebbe ricevere la seconda dose in maggio, ce l'avrà sicuramente? Ce li abbiamo messi via, proprio perché sappiamo che non arrivano, noi abbiamo 28.000 vaccini lì, dormienti. Per la proprio esclusivamente per quello? Sì. Ok, grazie. Prego. Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Intanto una segnalazione, parlava prima di un incontro con il governo che avrà a breve per parlare di accompagnatore. Mi permetto di ricordare la questione dei residenti AIRE, cioè di chi non solo è all'estero, e il problema dei bellunesi che sono fuori, ma di quelli che sono rientrati e che non hanno un medico di base di riferimento e quindi non possono... Ma il vaccino col codice fiscale lo possono fare? Non entrano, avevo già segnalato la cosa e me l'hanno... Non è... A chi l'hai segnalato? A Lanzarin, che diceva che avrebbe posto il problema a livello nazionale, per cui glielo ricordo, visto che era una questione... E l'altro tema che lei, che è stato toccato ampiamente dai miei colleghi, ma le chiedo una precisazione se può, per quanto riguarda le linee guida, il criterio delle vaccinazioni, quanto potrà incidere nelle decisioni delle aperture? No, io spero che se valutato qualitativamente e quantitativamente venga preso seriamente, perché comunque è innegabile che il contesto epidemiologico è mutato rispetto a marzo, sto parlando sempre della prima fase, perché ci sono le vaccinazioni. Cioè il cluster ospedaliero non c'è più, il cluster delle case di riposo non c'è più. Allora ci avevano annunciato a casa di riposo di San Donà 40 contagiati, vaccinati. Infatti si sono negativizzati nel giro di 2 giorni, già i primi 16, forse oggi, adesso non so, non vorrei dire cretinate, forse siamo già arrivati al fatto che si è già spento questo micro cluster, no? Proprio perché la vaccinazione funziona. E quindi potremmo dire che rispetto alle linee guida dell'anno scorso sicuramente questo è il criterio che farà la grande differenza. Non solo, perché guardate, abbiamo terapie intensive raddoppiate, abbiamo protocolli di cura che prima non avevamo, abbiamo i monoclonali, noi siamo la regione che usa più monoclonali in Italia, ma il secondo ne ha un quarto rispetto a noi. Abbiamo i vaccini, cioè non è che si può continuare con la formula che utilizzavamo nella prima fase, che era la formula dell'ignoto, no? Che non sapevamo nulla. Insomma, tant'è vero che oggi, se ci pensate, abbiamo i pazienti in ospedale della prima fase, più o meno, sono 50 in meno, e non abbiamo l'ansia di quello che accadeva al 31 marzo del 2020. Perché è cambiato un po' il mondo rispetto al Covid. Ma tutti questi cambiamenti come potrebbero essere concretizzati? Non te lo so dire. L'ultima cosa che le volevo chiedere invece riguarda la Pedemontana e la Galleria di Mario, allora, che aveva accennato, ma riguarda la direzione verso Treviso, quindi una canna. L'altra che è ancora ferma? No, ti dico, guarda, con esattezza, me l'ero anche segnato. Eccolo qua. Della galleria rimane pertanto da ultimare lo scavo dalla parte di Castel Gomberto, ci siamo, versante più difficile. Che è quello con la terra? Che è quello con la terra, che vi ho detto prima. Grazie. E tempi per quello no? Per tale tratta aggredita, no, vi ho detto prima, 60-80 cm al giorno,
E allora mancano da scavare 790 metri lineari nella canna nord e 1190 metri nella canna sud. Canna nord, canna sud. Quindi fate 1190. Allora, per avere una previsione di tempi. Per... più 790, cioè, se si diviso fa... 0,80, quindi... diviso 2. Ci vuole botta 5. No. Vabbè, una previsione, io penso che noi arriveremo, adesso non voglio dire male i dati, ma cioè, penso che la galleria un annetto ce lo porti via. Ecco, al giorno sono 790 metri. Sì. Cioè, quindi fare un anno se vuole di più. Beh, un anno. 70-80 centimetri. Sì, ma poi non è tutto con avanzamento così lento. Però insomma, ve l'ho sempre detto che i 6 km della galleria hanno un'altra storia. Ovvio che con l'operazione di domani si toglie tutto quello che sono i disagi, sia dal punto di vista acustico che dal punto di vista della complessità del cantiere per l'evacuazione del materiale. Dai, se andiamo alla chiusura, ragazzi. Pronti? C'era il collega Di Gennaro di Venezia Today. Prego. Un istante, sempre sui temi extrasanitari. Sulla Pedemontana mi sembra di aver capito che non ci è dato sapere quale sarà il prossimo tratto ad aprire. Sì, fino a Montebelluna, da Bassano Ovest, sono 35 chilometri. Ok, quello successivo? A seguire, però vi daremo i dettagli di volta in volta. Ok. Per quanto riguarda invece le crociere a Venezia, volevo capire se solo, per quanto ne sa lei, se solo MSC fino adesso ha dato questa disponibilità o se ha notizie anche da altre compagnie. A me risulta MSC. Ok, per capire praticamente se si può cominciare a fare una previsione sul settore crocieristico per l'estate o se per adesso più che altro è una cosa... Sentite, questo è un bel segnale, nel senso che chi difende l'idea che comunque la crocieristica non sia da far morire non può che vederlo come un segnale... come si può dire, positivo. Dopodiché c'è il tema di viabilità acquea che è da risolvere e spero che si risolva velocemente. Comunque per adesso è più che altro un segnale. Vabbè, due navi. Okay. Altro? Posto? Volevi un chiarimento, sì. Nico Russi? Sì, sì, a noi interessava moltissimo il discorso del piano che siete pronti a lanciare per una sorta di calendarizzazione di ciascun cittadino. Sì, ma veneto. Mi fermo qua, non ve lo do. Cioè, ognuno di noi potrebbe avere la data di quando finalmente ci vaccinate, è così? Sì, il periodo. Il periodo? Sarebbe con milioni davanti, come erano i calcolatori nazionali, insomma. Sì, ma considerate la roba che se noi avessimo anche la fornitura di un vaccino al giorno messa sicuri, io vi dico quando arriverà il vostro turno. Quando tocca a me? Messa quasi così, montagne russe, non fate mai. Un po' voi. Però stiamo facendo veramente un lavoro strepitoso sul fronte del programma. Però vi devo anche dire, per essere onesto, che contavo di darlo la scorsa settimana, ma qua cambiano ogni secondo. Purtroppo sì. Se si stabilizzasse un po', tranquillizzeremo mezzo mondo. Basta ragazzi. L'ultima cosa, ancora. Al volo. Dunque, abbiamo parlato del fatto che domani deve vedere il ministro Giorgetti. Allora, siccome per il discorso della produzione dei vaccini ci sono 4 aziende italiane pronte a produrli, tra cui la nostra Glaxo, che però dice noi siamo disponibili e lo abbiamo detto. Qua si parla addirittura di contratti con Invitalia che potrebbero sostenere anche la conversione di bioreattori, eccetera. Però Glaxo mi dice, noi siamo disponibili, ma non abbiamo ricevuto nessun input da parte del... Non lo so dire, ma non so neanche se gli altri l'hanno ricevuto. Domani è possibile magari chiedere... Ma sì, ma glielo chiedo senza nessun problema, so che il ministro è assolutamente sul pezzo su questo, non è che va a scegliersi le aziende lui, cioè, immagino che ci sarà una specie di call dove si sentiranno quelle interessate. Ad esempio mi verrebbe da chiedere, Glaxo ha interloquito con gli uffici, ha dato la sua disponibilità, non lo so. Sì, ha dato la sua disponibilità, allora, però non ha più ricevuto un riscontro. Evidentemente quindi... non ha fatto nulla di nuovo da quando ha dato disponibilità. Cioè. Glaxo sarò... Però chiediamolo magari, perché le altre aziende hanno avuto un riscontro, le altre 3. Non lo so, lo chiederò. Ok, grazie. Prego. E con questo, grazie a tutti. No. Un dettaglio tecnico. Prego. Un dettaglio tecnico. La canna di Valducana, quella è la galleria di emergenza. Sì. Ne vedo che ti ha studiato. Bravo.
Il telefonino serve anche a quello. Una volta avevamo Bignami. Interessanti si trovano. Buon lavoro ragazzi, buongiorno.